Made in Italy, agroalimentare. Sentiamo fortemente questa responsabilità come uomini e donne. Ci vuole responsabilizzare, ci vuole far davvero riflettere in maniera forte nei confronti delle istituzioni e della collettività nazionale e internazionale. Ed ora ancora il sergente maggiore Salvatore Pinci a San Pietro, la volontà ferrea del presidente Roberto Nocentini in questa organizzazione nazionale che vede tra l'altro tra poco lo sfilare nella parata anche le forze militari, le forze armate italiane. I verdi lancieri di Montebello, cavallo la difficoltà di suonare montando il nobile amico dell'uomo e la bravura dei cavalieri e delle amazzoni e musicisti. Altra prestigiosa presenza in questa splendida giornata, la 13ª giornata dell'allevatore organizzata dall'Associazione Italiana Allevatori. Il ringraziamento al 4° reggimento dell'Arma dei Carabinieri, Carabinieri a cavallo. Il ringraziamento doverosissimo ai rappresentanti dei Carabinieri Forestali del CUFA. Tra pochissimo la benedizione di Sua Eminenza Cardinale Comastri. Il ringraziamento. Saluto, porto i saluti anche del presidente nazionale di Coldiretti, Ettore Prandini, che oggi ha un altro impegno, non può essere qui con noi. Un grazie alle autorità civili che ospita sempre con grande simpatia tutti i cittadini anche di Roma, sono qui con noi a festeggiare questa magnifica giornata. Siamo alla 13ª giornata, edizione di questa nostra iniziativa, sempre bellissima. Abbiamo anche fortuna oggi perché c'è anche un bellissimo sole, però dico sempre molto emozionante, ve lo dico, molto emozionante. E grazie alle autorità civili e militari che sono anche loro sempre vicino a noi. E un grazie a coloro che hanno contribuito, perché questo bisogna ricordarlo, a fare in modo che questa giornata sia meravigliosa come è. E un grazie davvero di cuore a tutti gli allevatori e alle loro famiglie che arrivano da tutte le parti d'Italia. Questo veramente è gioioso. Festeggiare Sant'Antonio Abate, lo voglio ricordare, non è solo un doveroso e sentito atto di devozione verso il nostro santo, però è anche verso è un importante segnale che voglio dare verso il nostro lavoro, verso i nostri allevamenti. E credo che sia veramente interessante. Il nostro primo obiettivo è il benessere animale. Noi siamo sempre molto vicini agli animali, quindi l'obiettivo è la sostenibilità ambientale, ma il benessere animale, e dietro al benessere animale, lo voglio ricordare, c'è tutta la filiera della zootecnia. Applauso al presidente Roberto Nocentini per l'Associazione Italiana Allevatori. Ma ora, in questa giornata dedicata a Sant'Antonio Abate, protettore di uomini e animali, la benedizione di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri. Vi confesso che è commovente lo spettacolo davanti ai miei occhi. Pensate, San Francesco nel Cantico delle Creature dice: «Laudato sì, mi Signore, per la Madre Terra, attraverso la quale tu ci dai alimento e sostentamento», e aggiunge: «L'ha dato sì per Frate Sole,
attraverso il quale tu ci illumini. Quanto è bello leggere questo avvenimento, leggere la vita qui nella terra, nel mondo, nella luce di Dio. E con questo spirito invochiamo la benedizione del Signore. Voi allevatori, agricoltori, siete a contatto con la creazione, con l'uovo. Voi siete certamente una delle parti più belle, più serie, più sane e più equilibrate della società. Grazie di cuore. Ripetiamo insieme. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Sii benedetto, Signore, che provvedi il cibo ad ogni essere vivente. Preghiamo. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Preghiamo. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Signore, ci hai dato l'immagine del tuo Figlio nel quale possiamo chiamarci ed essere tuoi figli. Preghiamo. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Sii benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Preghiamo. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Sii benedetto, Signore, per tutte le tue creature che ci invitano ogni giorno a cantare la tua lode. Preghiamo. Signore, quanto sono grandi le tue opere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci ha dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di Sant'Antonio Abate, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie a tutti, buon pranzo, ve lo posso offrire, penso che avete rimediato, tutti siete organizzati, e buon ritorno alle vostre tasse. Cardinale Larini, per credere nel sistema allevatoriale italiano, l'inno di Mameli, l'inno d'Italia. Così come lo sono gli allevatori, come ad esempio Francesco Petruio dell'allevamento La Pepa, Roberto Paradisi e i cavalcanti della Valle di Ledi, ed ancora Cottanello e la sua grande storia in questa settimana. Rieti era proprio al centro di importanti dibattiti e convegni, e Cottanello, lo splendido paese medievale sulle alture reatine, è un po' il simbolo degli allevatori del cavallo tolpetano, così come lo sono i cavalieri convogliati da Valentina Mariani qui a Roma dell'associazione allevatori cavallo tolpetano di Tolpa, con il campione europeo in carica, l'Italia europeo 2019, vinto da un binomio 100% italiano. Con lui, vicino a lui, saluto allora delle più giovani amazzoni di questa parata nazionale, la giovanissima Giada, di solo 5 anni. È un po' importante il transito di Thank you.
Ringraziamo ancora il comandante della fanfara a cavallo, sergente maggiore capo Salvatore Vinci, e tutti i suoi uomini e donne dell'esercito italiano. Un altro momento che si inserisce in...